Salve a tutti. Nell'insieme dei video sul trasmettitore a scintilla, ricevitore a coesore, quello che con l'hashtag progetto Radio Marconi, mi sono reso conto che mi serve una cosa fondamentale, cioè il tasto Morse. Ora, siccome lo utilizzerò solo per questa volta, magari ci farò giocare mio figlio, probabilmente, lo farò utilizzando quello che ho utilizzato già per il coesore, ovvero tada, la molletta di legno. Quindi questa parte la andrò a incollare su una tavoletta e qui ci metterò i contatti. Brutale, semplicissimo, ma in fin dei conti serve solo a fare degli impulsi. Andiamo, procediamo. In aggiunta, per farlo un po' più carino, ho questo listellino e con questo listellino faremo la parte superiore. Magari poi con una manopola daremo una mezza idea, insomma, del tasto Morse. Bello grossolano, ma sicuramente funzionerà. Già l'ho fatto, quindi funzionerà sicuramente. Eccolo qua, incollato. Ora andremo a fare delle operazioni. Nella fattispecie, qui dove ho fatto la croce, andrò a fare un buco da 6, da 6 mm. Ci andrò a mettere un bulloncino e sul bulloncino andrò a serrare questa vecchia manopola di bacheline. Questa è un reperto veramente. Questa è una manopola del corso scuola Radio Elettra che fece mio padre. Quindi è vecchissima, veramente ce l'ho da una vita e la metteremo proprio come. Ecco qua. Procediamo. Via. Ecco qua. Ho dei filetti con ancoraggio a forcina in testa. Ne ho fatto un avvolgimento di uno di questi su una punta, perché lo scopo è quello di realizzare una spirale e un vezzo estetico. Con l'aiuto del phon senza esagerare. Adesso andiamo a vedere se l'esperimento è riuscito, eh? Sì, ecco qua. Ok? Bene. Ok, allora, da questa abbiamo realizzato questa qui con l'aiuto del phon. Ho fatto il buco che ho detto, carteggiatina, ne ho fatto un altro perché qui andremo a mettere questa vite che sul tasto, sulla basetta su cui andremo a montarlo, qui sotto metteremo una placchetta per fare il contatto. Ed è qui sopra che andremo a mettere praticamente questa forcina che andrà poi a collegarsi alla boccola di collegamento. Qui
Questo buchi da 6, quindi questi dobbiamo insistere un po' per farli entrare. Ecco qua, ci mettiamo il dado e adesso vi faccio vedere come lo assemblerò. Poi in realtà smonto tutto e poi vernicio tutto. Ed ecco qua, questo va qui sopra, ok? E qui invece avremo praticamente il bulloncino dove andrà questo qua. In realtà qui potevo sostituire anche con questo pomello, stessa cosa, potevo fare la stessa identica cosa, però utilizzerò questo, preferisco. Prima di verniciare il tutto preparo anche la base. La base sarà molto semplice in realtà, perché sarà l'altra metà della molletta che andremo a mettere qui, da cui praticamente questa parte andrà a finire qui sopra, ok? Ma taglieremo questa parte qua, questa parte qui la taglierò perché non serve. Qui andremo a mettere la placca di contatto oppure un altro bullone, vediamo. Voi potete metterci un bullone, io ci metto una placca perché ho una clappa, una placca recuperata, una clappa, una placca. Adesso faccio che cosa? Incollo qui la sego, la incollo qua e poi anche questa qui gli diamo una carteggiatina e un trattamento a vernice. Olio di lino, ho trovato questo che è anche meglio, così gli diamo un tocco di antico. Quasi antico.
Ok, incollato le semenze, adesso questi due chiodini ci daranno il tempo di presa della colla. Questo lo mettiamo qui, facciamo questo. Ops. L'olio di lino è una ottima chance, non costa poco, però alla fine è qualcosa di più naturale che c'è. Olio di lino e via, ecco qua, attesa che si asciughi. Ora, per evitare questo lavorio qui, che poi crea insicurezza quando si pigia il tasto, ho fatto questa piccola forcella, questo è il lato sotto, che va inserita qui. Questa così darà una guida alla molletta, che chiaramente è nata per tenere bucato, ops, e non per fare questo lavoro. Adesso con due viti andiamo a fissare. Seconda prova del tasto. Eccolo qua. Nemmeno immaginavo potesse venire così. Questo che vedete, eccolo qua, è il contatto, questa vite. E questi saranno gli attacchi da l'ingresso e l'uscita di questo pulsante o chiave telegrafica. Allora, per il collaudo ci rivediamo prossimamente, praticamente quando ripeteremo, quando avrò completato bene e collaudato bene il ricevitore a coesore, faremo una prova di trasmissione insieme al trasmettitore a scintilla e lì proveremo questo tasto Morse. Grazie e arrivederci.